Cari amici di War Room Books, voglio introdurre questa conversazione con un breve quiz per saggiare la vostra conoscenza sulla materia di cui vi parlerò oggi e di cui parla il libro che vi presenterò. È vero che mandando in pensione prima gli anziani si fa posto ai giovani? Ed è vero che i conti delle pensioni italiane sarebbero in ordine se non dovessero sopportare anche il peso dell'assistenza pubblica? Come direbbe Woody Allen, in questo libro c'è tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle pensioni e non avete mai osato chiedere. La guerra dei 50 anni, storie delle riforme e controriforme del sistema pensionistico, edito dall'Istituto Bruno Leoni e in libreria in questi giorni, è un manuale per districarvi nel labirinto della previdenza, ma è anche un diario di ricordi personali scritti da un personaggio che, da sindacalista, da politico, da alto dirigente della burocrazia pubblica e da docente universitario, ha attraversato mezzo secolo di storia repubblicana. Sto parlando di Giuliano Cazzola, uno di quegli uomini che, quando parlano, sono spesso rapiti dal dovere della verità e trascurano la convenienza. Abbiamo il piacere di averlo con noi a War Room Books, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Giuliano. Grazie, grazie, grazie Alessandro, e sono io che sono grato a questa prestigiosa rubrica che tu conduci per poter parlare di questi argomenti. Come scrivo all'inizio del mio libro, io di pensioni ci campo, ci sono campato per 50 anni, quindi sono molto contento di poterne parlare con i tuoi ascoltatori. Però questo libro è anche un po' un diario sulla tua esperienza personale, insieme intreccia, no? Un approfondimento accademico con delle memorie. Per anni, tu scrivi, sono stato invitato ai talk show televisivi come se fossi un fenomeno da baraccone. Guardate, telespettatori, vi presentiamo uno che parla bene della legge Fornero, dicevano molti degli anchormen, e poi insulti sui social, ispirati a un post del capitano Salvini nei miei riguardi, così scrivi tu. Insomma, gran parte della tua vita sindacale e politica è stata vissuta controvento. Come ci si trova in questa condizione? Ma in questa condizione non ci si trova sicuramente bene, soprattutto perché, soprattutto negli ultimi tempi, no? Perché non posso lamentarmi di come ho vissuto il mio periodo di sindacalista, perché in fondo ho riconosciuto che la CGIL è stata generosa con me, perché uno che è membro della sua segreteria, responsabile delle politiche sociali per 6 anni, no? Alla fine ritiene che alcune regole vadano cambiate, sono le regole invece che il sindacato ritiene, che lo ritiene anche oggi, non è che ha cambiato opinione, devono restare così, è chiaro che si trova in difficoltà. Però ecco, la storia è continuata. Per esempio, prima che voi cortesemente mi chiamasse, stavo rispondendo su WhatsApp a un commentatore di una cosa che avevo scritto su un sito, che sostanzialmente mi ricordava che c'erano le baby pensioni, le persone non è che argomentano le critiche. Io posso citare l'OCSE, posso citare la Ragioneria Generale dello Stato, posso citare studi internazionali, posso citare i dati, e la risposta è: ma no, a 41 anni si ha diritto di andare in pensione, i parlamentari non dovrebbero parlare, perché noi paghiamo la benzina. E io gli ho risposto: guardi, io vaggio in autobus perché da 20 anni non possiedo un'auto, no? Però c'è questa cosa qui, no? C'è questa situazione per cui ti attaccano personalmente, individuando in te tutto quello che l'antipolitica sostanzialmente ha caricato su chi ha fatto minimamente politica. Io per esempio ho fatto un anno una legislatura il parlamentare, e sono diventato nei social, come diceva lei, come dicevi tu, anzi sono diventato l'espressione dei vitalizi, e sono diventato colui che difendeva i vitalizi e che prendeva i vitalizi, no? E così, nel senso che poi, come ricordavi,
È vero che io per anni sono stato presentato come una specie di deficiente, no? che difendeva la riforma Fornero, che peraltro era diffusa e difesa da tutto il mondo, no? tranne che da Salvini e da Jarkomen in Italia, e dicevano: ma come si fa? Cioè, mettevano in dubbio anche la mia intelligenza, mettevano in dubbio, sembrava una macchietta, no? Una macchietta messa lì, caricata per fare il gioco delle tre palle. Insomma, purtroppo quando si afferma come un conformismo asfissiante il senso comune della demagogia, chi porta in una stagione del genere anche la ragione dei numeri, la ragione della logica, rischia di trovarsi in minoranza. È accaduto a te. Eppure l'allargamento precoce verso est è messo in discussione da coloro che criticano l'impasse dell'Europa e invocano un'unione a due velocità. Come la mettiamo? Beh, indubbiamente, di rispetto alle visioni che ci potrebbero essere nel 2004, quando, se ben ricordo, si fece l'operazione di allargamento, poi ecco, le cose sono cambiate. Mi pare di poter dire che la questione non riguarda tanto i parametri di Maastricht, cioè nel senso che ci troviamo spesso con i paesi dell'ex blocco sovietico, che in realtà non è che contestano l'Europa sul terreno dei parametri di Maastricht. Rispetto all'andamento dei conti pubblici siamo più a rischio noi per l'Europa che non questi paesi. Questi paesi sono sostanzialmente intervenuti, hanno creato delle difficoltà sul terreno dell'immigrazione, su questo fenomeno nuovo che è intervenuto. E c'è anche un giudizio sul governo Berlusconi, sulla crisi del 2011, no? Si profilarono, tu scrivi, due diverse linee di politica economica, una sviluppista proiettata alla ricerca del consenso perduto tramite promesse irrealizzabili e sostenuta da Berlusconi in prima persona, e l'altra, quella di Giulio Tremonti, incentrata sull'innesto del pilota automatico sulla rotta indicata dalla UE. Ecco, quanto giocarono in quella crisi politica, che poi divenne istituzionale, le divisioni tra Berlusconi e Tremonti, e quanto pesarono le pressioni delle cancellerie europee e anche le manovre palesi e occulte dell'opposizione in Italia? Allora, io ricordo benissimo che ci furono delle elezioni amministrative in cui il PDL perse importanti amministrazioni che prima detenevano. E Berlusconi, il quale, diciamo, non era completamente colpevole, però era stato preso col sorcio in bocca, no? con le oggettine, le feste nella villa, sostanzialmente disse che era colpa di una politica d'austerità e cominciò a tirare fuori la questione del taglio delle tasse, dello sviluppo, dell'abbandono, diciamo, di una politica di rigore che era stata condotta da Tremonti, che oggi Tremonti quasi quasi sconfessa, se dobbiamo dire la verità, no? E in realtà il fatto che le cancellerie europee videro che la persona che li garantiva, che era Tremonti, veniva messa in difficoltà, indubbiamente pesarono anche nel giudizio, nel giudizio sul governo. E Tremonti in qualche modo, insomma, se la legò un dito, perché quando Berlusconi andò all'ultima occasione che aveva, mi pare fosse un vertice a Nizza, Tremonti lo mandò con una cartella vuota, no? E Berlusconi andò lì, insomma, un pochino a inventare la situazione. Credo che fossimo in luglio, si fecero due manovre importantissime, perché pesanti, però ecco, non si fece con la riforma delle pensioni d'anzianità perché si mise di traverso la Lega. Peraltro quelle pensioni d'anzianità che Draghi scrisse nella lettera del 5 agosto che dovevano essere riviste e che oggi, 10 anni dopo, si ripropongono dallo stesso Draghi come Presidente del Consiglio e come problema ancora sul tavolo per vedere cosa succederà alla fine di quota 100. E adesso ne parliamo, però prima arriva la stagione del populismo, l'iniziativa che condusse un carneade come Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, tu scrivi,
non fu un incidente della storia, una deviazione dal percorso consueto. Rappresentava l'Italia di allora, in parte ancora di oggi, un paese che aveva come ministro degli interni un alleato di Marine Le Pen, nonché leader di un partito dato dai sondaggi in crescita. Era avvenuto uno smottamento profondo della società italiana, erano stati ribaltati valori che si ritenevano consolidati. Gli italiani si erano mitridatizzati, bevendo l'acqua dai pozzi avvelenati dall'odio, dall'antipolitica e dall'invidia sociale. Ecco, oggi si può dire che siamo fuori da quell'avvelenamento che e poi sono solo 3 anni fa, oppure siamo ancora dentro, Giuliano? Ma io credo che i passi che sono stati fatti, anche se forse non sono solidi, anche se forse bisognerà vedere se continuano, no? Se continuano in una direzione in avanti. Io non me li sarei mai aspettato quando nel 2018 diciamo la pensavo così, no? E nel libro l'ho riportato, mi pare, in una logica sequenziale, una logica storica. Cioè, io sinceramente, a parte che in qualche misura ho rivalutato anche Conte, perché secondo me Conte è una specie di fenomeno della natura, perché uno che in qualche mese, in 10 mesi, riesce a fare il Presidente del Consiglio con una certa dignità e anche con un certo riconoscimento internazionale, riesce in Senato a far fuori Salvini approfittando di un errore che Salvini aveva fatto, no? Perché io ricordo benissimo il discorso che Conte fece in Senato quando Salvini aveva fatto il famoso ragionamento del papete, e in realtà lo mise, come si dice dalla mia parte, cavallo d'un porco, no? Nel senso che lo appese a un attaccapanni, no? E dimostrando una capacità e un'intuizione politica importante. Poi gli va riconosciuto che il quantum del recovery fund l'ha negoziato lui, no? Cioè, quindi io posso dire che anche che ho cambiato opinioni su Conte. Oggi vedo questa operazione Draghi con grande favore, soprattutto perché se le cose non cambiano, Draghi è un po' come Berlusconi nei confronti di Fini, no? Draghi ha sdoganato un'opposizione sovranista, ecco. Nel senso che persino la Meloni oggi è una che in Europa non fa più paura, perché diciamo, se non le cose non cambiano radicalmente, se le elezioni portassero un governo di centrodestra, questo governo di centrodestra sarebbe prigioniero del pilota automatico del PNR, perché comunque cioè, la cosa importante che è non soltanto i 200 miliardi di euro, la cosa importante è che oggi c'è stato un salto istituzionale, nel senso che nei prossimi 6 anni l'Unione Europea ci comanda bacchetta. Questo non se ne sono accorti i sovranisti, no? Noi oggi siamo legati a fare i compiti come vuole l'Unione Europea, altrimenti diciamo, non è che abbiamo la minaccia di una di sanzioni o la minaccia di quelle cose che ci faceva Moscovici, no? Abbiamo una chiusura della cassa, abbiamo che invece di tirare sulla testa dall'acqua finisce sotto un'altra volta. E questo mi sembra che sia stato un salto di qualità, che forse nel libro non è colto, perché il libro peraltro ha avuto anche una stesura molto lunga, e quando si affrontano materie che hanno incidenza sulla politica e sulle pensioni, si rischia poi di dover sempre fare le correzioni, no? Perché le cose cambiano in fretta. Per mia fortuna devo dire che sulle pensioni non è successo nulla, no? Cioè, le cose sono cambiate molto per poco. Per tua fortuna, non sappiamo se anche degli italiani, però ecco, entriamo nel cuore del problema e sfatiamo anche 2 luoghi comuni. Il primo, l'altro giorno io ero ospite a Di Martedì insieme con il segretario della UIL Bombardieri, il quale ha ripetuto un'affermazione che tu nel libro smentisci. Ha detto: i conti delle pensioni sarebbero in ordine se non dovessero sopportare l'onere dell'assistenza. Perché non è vera?
Allora, la cosa diciamo non è vera. In primo luogo, perché una separazione tra previdenza e assistenza c'è già stata almeno con due interventi. Il primo nel 1988-89 e il secondo 10 anni dopo, quando l'Italia dovette presentare, diciamo, le carte in regola per entrare nella moneta unica, no? Cioè, in sostanza, oggi l'assistenza è inserita in una gestione dell'INPS che si chiama GIAS, gestione interventi assistenziali di sostegno del reddito, dove ci sono le pensioni, diciamo, assistenziali, dove c'è la cassa integrazione speciale, dove ci sono un po' tutte le prestazioni che sono definite assistenziali, ed è in pareggio, ed è un bilancio assolutamente in pareggio, perché lo Stato mette fino all'ultima lira. Sono 110 miliardi, 50-60 dei quali vanno a finanziare le pensioni, no? Vanno sostanzialmente a integrare le pensioni. E diventa molto difficile, per esempio, dire andare a sciogliere una fusione, no? Per esempio, io faccio sempre l'esempio dei ferrovieri. I ferrovieri, non per colpa loro, nel senso che per i progressi tecnologici che sono intervenuti, oggi hanno un fondo, prima era autonomo, adesso è un fondo che è entrato nell'INPS, che perché ha avuto sostanzialmente una fortissima riduzione del personale, incassa meno di 1 miliardo di euro, il costo delle pensioni è di 4 miliardi e mezzo. Quindi i 3 miliardi e mezzo di differenza gliele dà l'assistenza. Cioè, questa, come si fa a dire che questa è assistenza? Come pure sono state prese a carico dallo Stato le pensioni di invalidità dei coltivatori diretti fino al 1984. Cioè, oggi, diciamo, l'assistenza è certo quella che è prevista nel comma 1 dell'articolo 38, cioè gli inabili, i disabili e i poveri, ma oggi è diventata assistenza tutto quello che è stato messo a carico dello Stato perché il sistema non lo poteva più, perché il sistema non lo poteva più tollerare. Quindi oggi è assistenza quello che è pagato dallo Stato. Cioè, quindi e poi c'è un ragionamento di fondo da fare. Se quello che è pagato dallo Stato non deve essere considerato previdenza, perché deve essere considerato previdenza solo quello che è pagato dai contributi, a parte che anche la natura dei contributi hanno poi una natura fiscale e parafiscale, un paese come uno dei tanti paesi nordici che mette una gran parte della previdenza obbligatoria a carico dello Stato, potrebbe dire che la spesa pensionistica è uguale a zero. Io sostengo che la spesa pensionistica è quella che è, e il finanziamento avviene con i contributi o con il fisco a seconda delle esigenze. Chiaro. Ecco, questa è la mia tesi. Poi, insomma, oggi ci sono una serie di prestazioni che sono già messe a carico dello Stato. Quindi si potrà magari trovare qualche altra prestazione da mettere a carico dello Stato, ma la separazione è già stata fatta. Senti, Giuliano, un'altra dei luoghi comuni che si dicono, si sono detti, soprattutto negli ultimi anni, è che mandando in pensione gli anziani si fa posto ai giovani. Tu scrivi chiaramente che l'esperienza dei paesi sviluppati dimostra che più è elevato il tasso di occupazione degli over 55 e più è bassa la disoccupazione giovanile. Quindi non esiste alcuna evidenza empirica che per ogni lavoratore che va in pensione sia assunto un giovane, mentre è evidente che il lavoro di un soggetto con curriculum ed esperienza non può essere sostituito da un giovane apprendista. E questo è il contrario di quello che è stato sostenuto per imporre quota 100. Ecco, mi chiedo e ti chiedo, perché si può impunemente in un paese civile e in opinione pubblica progredita sostenere questa bugia e trovare convergenza politica e convincere i cittadini che sia così? Ma perché fa comodo ritenere che sia così? Perché, diciamo, risponde ad una logica da discorsi da bar, no? E quanta gente c'è, per esempio, che dice ma adesso
non si trovano più i camerieri, non si trovano più i muratori, perché la gente vuole tutta studiare. E uno dice, ma scusi, noi siamo quelli che hanno meno diplomati, meno laureati d'Europa, e se ne avessimo più diplomati, più laureati, saremmo tutti, diciamo, messi meglio. Cioè, pensi che logica ha avuto, per esempio, bloccare i licenziamenti? Bloccare i licenziamenti partiva da un presupposto in base al quale il giorno in cui ci fosse stata la riapertura, ci fosse stata la ripresa, le cose restavano come tornavano ad essere come erano state prima della crisi. E questo non ha senso, perché non è così. E quanto alla questione del cambio, del ricambio generazionale, io mi pare di poter sostenere a mio favore l'esperienza di 400. Va bene che c'è stata la pandemia, va bene che ci sono stati gli eventi eccezionali, però tutti oggi riconoscono che come l'assegno, l'assegno lì dei 5 Stelle, no? Come il reddito di cittadinanza non è servito sostanzialmente a diventare uno strumento di politiche attive, così quota 100 non è stata in grado di aprire dei posti di lavoro. In una situazione, peraltro, in cui io questa cosa lo dico sempre, insisto molto, perché guardo i dati, guardo quello che pubblicano i giornali, che c'è una domanda di lavoro da parte delle imprese che non trova risposta. Ogni mese le Camere di Commercio pubblicano un rapporto, che si chiama rapporto Excelsior, dove sostanzialmente c'è, vicino ad ogni qualifica richiesta, c'è la difficoltà di reperire il personale, e per le qualifiche, diciamo le professioni più qualificate possibile, le aziende indicano addirittura una difficoltà di trovare il personale che è molto vicino al 50%. Quindi ci sono delle contraddizioni importanti, insomma. Quindi dobbiamo riformare quota 100, no? Perché va riformata. Sì. Tu esprimi contemporaneamente fiducia in Draghi, ma sfiducia nelle piattaforme fuori mercato dei sindacati, che dici ci riporterebbero al 2011, e soprattutto questo allarme sullo scalone, che sembra essere diventato un po' il totem di una certa demagogia. Come si risolve? Allora, innanzitutto secondo me c'è uno spazio oggi mal coperto da quota 100, che potrebbe essere coperto, ovviamente non giustapposto, ma potrebbe essere coperto dall'APE sociale. Teniamo conto che per 15 categorie di lavori disagiati, per condizioni, diciamo, di disoccupazione, per condizioni familiari complessi come i caregiver, come quelli che hanno particolari forme di invalidità oltre una certa soglia, può intervenire l'APE sociale, che peraltro l'APE sociale è completamente pagata dallo Stato. Che è una forma di anticipazione della pensione. Un'assicurazione, sì, che poi sarà restituita senza interessi nell'arco. No, questa è l'APE volontaria. Questa è l'APE volontaria, che secondo me sarebbe utile, ma invece non è stata riconfermata. L'APE sociale invece è un anticipo a carico dello Stato, a certe condizioni, però 63 anni d'età e, a seconda delle fattispecie tutelate, 30 anni di contributo, 36 anni di contributi. Come si vede, certo, quota 100 la prende chi vuole. In questo caso l'APE sociale la prende chi ha delle esigenze reali molto ampie. Quindi io credo che questo spazio potrebbe coprire quello lasciato scoperto da quota 100. E poi, secondo me, se guardiamo i dati ufficiali, ci rendiamo conto che ci sono proprio i dati non pubblicati, che con 62 anni di anzianità e 38 anni di contributi sono andati in pensione 12.000 persone nel 2019 e 16.000 nel 2020. Cioè, perché azzeccare questi due requisiti non è sempre facile, no? È successo in larghissima misura, perché
sono stati 150, 160 mila, no, quelli che hanno usufruito di quota 100, almeno nel privato, no, se ben ricordo, però molti avevano diciamo più di 62 anni, perché i 38 anni di requisiti l'hanno raggiunti dopo, o avevano più di 38 anni di requisiti perché i 62 anni di età li hanno raggiunti dopo. Tieni presente, per esempio, che c'è un altro modo di uscire di cui non si parla mai, perché evidentemente non è emblematico come quota 100, che è il congelamento del requisito ordinario previsto dalla Fornero: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. Ecco, è successo, i dati lo dimostrano, che molte persone, di più di quelle che hanno usato quota 100, anche se non molti di più, hanno preferito usare questo canale, perché sono arrivati ad avere 41 anni, 42 anni prima di averne 62, e diciamo l'età media di quelli che hanno usato quota 100 in termini di anzianità è stata di 41 anni, e è stata di 64 anni, e l'anzianità media sempre di questi è stata di 41 anni. Quindi dicono che sostanzialmente i dati fra chi ha usato quota 100 e quelli che sono vicini ai requisiti ordinari dell'anzianità ordinaria, che resta fino a tutto il 2026, non sono così distanti. Non sono così distanti. Non sono così distanti. Quindi, insomma, il dramma dello scalone è un dramma che può essere anche limitato. Molto ingigantito dalla retorica politica. Molto ingigantito dalla retorica politica. Però il problema fondamentale delle pensioni, per chi ha letto questo libro, è quello che io definirei una simmetria tra il dire e il fare. Perché l'età legale delle pensioni italiane, come tu scrivi, è una delle più alte d'Europa. Quella di vecchiaia. L'età effettiva, cioè l'età in cui le persone vanno effettivamente in pensione, è più bassa, è molto più bassa dell'età legale. 63,3 anni la media italiana contro i 65,4 della media dei paesi OCSE, quindi 2 anni di meno. E questa è l'anomalia del sistema pensionistico, cioè la netta prevalenza del numero delle pensioni anticipate di anzianità rispetto a quelle classiche di vecchiaia. Non solo, questa anomalia, aggiungi tu, sta nel fatto che pure altri paesi ce l'hanno, ma in questi casi le pensioni di anzianità hanno un'erogazione di valore ridotta rispetto all'intero. Invece le pensioni di anzianità in Italia sono state concesse senza alcuna penalizzazione economica. Questo è un furto generazionale, o no? Beh, diciamo la verità, insomma, che la cosa che bisognerebbe capire è afferrare questo concetto è come imparare ad andare in bicicletta, no? Cioè che in un sistema obbligatorio finanziato a ripartizione, cioè dove la spesa pensionistica di oggi è sostenuta dai contribuenti di oggi, e quindi chi ha contribuito nel passato, diciamo, non è che ha messo dei soldi in un cassetto, no? Ha pagato le pensioni di ieri. Ovviamente, se i pensionati erano pochi e i contribuenti tanti, c'erano degli avanzi. Oggi che i pensionati, le pensioni sono uguali, i pensionati sono meno, sono 16 milioni e mezzo, ma le pensioni sono fra 22 e 23 milioni, come quelli che sono i lavoratori dipendenti, perché in Italia su 57 milioni di abitanti, senza contare l'apporto degli immigrati, no? Ci sono, lavora meno della metà, cioè lavorano 22-23 milioni di persone, quindi questa la dice lunga, no? Cioè, bisogna considerare che uno che per sua sfortuna, per sua sventura, no, ha cominciato a lavorare presto, si trova ad andare in pensione presto in conseguenza di un dato dell'economia, un'economia in cui viveva il principio tolemaico: uno entrava in fabbrica da ragazzo e ci usciva da anziano, no? Oppure trovava un altro posto stabile a tempo indeterminato e così via, no? Allora, se questo va in pensione meritatamente finché vuoi, no? Intorno ai 60 anni, ci sta 20 anni e forse più,
E questo vuol dire che ogni due anni diciamo di lavoro uno si becca un anno di pensione, e questo è evidente che è insostenibile, no? E noi abbiamo abbassato l'età pensionabile nel momento in cui cresceva l'aspettativa di vita. E se guardiamo per esempio alla proposta che fanno i sindacati, no? 62 anni e 20 anni di contributi come requisito ordinario, questo vuol dire che uno lavora 20 anni e magari sta in pensione 30. Cioè, veramente. E questo è inaccettabile, però purtroppo è stata la regola e ci si è convinti che questa era la regola. È molto bello, nel libro fai una memoria, ricordi quello che è accaduto nel 1908, quando la corona inglese concede il primo welfare. E sembra un tale regalo in debito che l'ho letto in un libro di Maurizio Ferrara. Sì. Ai funzionari della previdenza regalano i fiori. Oggi invece accade il contrario, cioè i diritti acquisiti sono considerati come qualcosa di intangibile anche quando non ci sono le ragioni per sostenerle. Ma dietro le ragioni per sostenere questo sistema c'è il tema fondamentale che tu tocchi in questo libro, che è la natalità. O meglio, la denatalità, perché nel 2020 abbiamo fatto poco più di 400.000 figli e abbiamo 750.000 morti, causa anche Covid. Tu ti chiedi come si può andare avanti in una situazione del genere, e soprattutto ti chiedi anche perché si possono fare campagne sul diabete o sul cancro e sulla fertilità no. Chi ci ha provato, come l'ex ministro della Salute Lorenzin, è stata massacrata. Perché, Giuliano? Lo chiedo anch'io a te. Ma perché c'è questo arco di problemi che riguarda la gestione delle donne, del proprio corpo, della propria maternità, che è un argomento scivoloso, un argomento dove si sollevano molte critiche, molti timori di ritorno indietro, no? Però il problema esiste, e non lo pongo io, lo pongono i demografi, e sono i demografi che pongono questo problema, nel senso di far valutare come il limite della fertilità è un limite che per adesso la medicina non è ancora riuscita a superare del tutto. Oggi, diciamo, si può arrivare anche a partorire a un'età che ai miei tempi non esisteva. Ai miei tempi i figli si sposavano i figli prima dei 30 anni. Adesso i figli si fanno fra, quando va bene, anche dopo i 40 anni. No? O comunque mi pare di aver letto tempo fa che l'età media del primo parto è di 31 anni, ma forse la cosa è anche cresciuta, no? È cresciuta. Siamo oltre adesso, no? Infatti io questa cosa l'avevo letta tempo fa. E questo, cioè, questi portano anche dei dati. Cioè, io ho letto per esempio una cosa di un demografo che mi pare si chiami Alessandro Rosina, che ha portato questo dato. Io mi rendo conto che è difficile da capire, da spiegare, perché la gente pensa che più persone che vogliono lavorare dei posti di lavoro, ed è una contraddizione vera questa. Cioè, però Rosina faceva questo discorso: oggi nel mercato del lavoro il nucleo centrale che ha tra i 40 e i 45 anni sono 4,4 milioni. I fratelli minori, quelli che hanno fra 30 e 34 anni, no? Che quindi arriveranno fra 10 anni a prendere il loro posto, sono 1 milione in meno. E non è che noi possiamo recuperare dei deficit demografici così gravi che rispondono poi non solo a ragioni economiche. Questa cosa, anche che delle ragioni economiche è vera, ma cioè è vera fino a un certo punto. Rispondono a rapporti culturali, ad atteggiamenti culturali che sono cambiati, a valori che sono cambiati, no? E non sono cose che si cambiano in pochissimo tempo, per cui la risposta è: o più immigrati. Io ho letto un'intervista di Livi Bacci, Massimo Livi Bacci, che è un grande demografo,
ex parlamentare del PD, insomma, che, dove dice che noi nei prossimi anni per riequilibrare la situazione avremo bisogno di 200-300.000 immigrati in più l'anno. E questa cosa, insomma, non è facilissima, non è che la si risolve con i barconi, no? Non è che ci dovrebbe essere una politica di immigrazione un pochino più organizzata, un pochino anche più volta verso l'integrazione. E anche una, però, è anche, lasciamelo dire, una comunicazione più responsabile da parte di quei giornali che sull'immigrazione hanno fatto le loro fortune, aizzando la piazza senza tener conto appunto di quelle cose che stai dicendo. No, soprattutto perché quelli che vengono con i barconi sono il 3%. Certo, di quelli che vengono, quelli che vengono, certo, in Italia, no? Ma sull'immigrazione scriverà il prossimo libro e ne parleremo. Per intanto noi segnaliamo, e abbiamo sforato il tempo, ma era molto piacevole sentire i tuoi numeri, i tuoi ragionamenti. Segnaliamo La guerra di 50 anni, edito dall'Istituto Bruno Leoni, e ringraziamo e salutiamo Giuliano Cazzola. Cari amici di War Room Books, ci vediamo venerdì prossimo per un'altra proposta. A presto. Grazie tante.